Parliamo di analisi e conoscenza degli interlocutori. Prima domanda. Sei tendenzialmente un abitudinario e usi sempre partner che conosci bene oppure sei un esploratore aperto a nuove conoscenze? Siamo degli esploratori. Vorrei essere esploratore, ma spesso il tempo mi porta ad essere abitudinario per tagliare i tempi di produzione. No, sono un esploratore diffidente. Esploratore. Nella ricerca del partner, ti affidi di più alla persona che conosci, a prescindere dall'azienda, o all'azienda, a prescindere dal contatto? Ci devono essere entrambe le condizioni. Alla persona, è più importante la persona nel nostro settore. All'azienda. Numeri. Al contatto. Invadi il terreno altrui cercando di controllare tutto o lasci libertà di azione? Con alcuni lasciamo libertà di azione. Vorrei lasciare la libertà d'azione, ma invado continuamente. No, 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 invado. Libertà d'azione. Ascolti e ti lasci guidare dal partner o vai diritto con le tue idee e poi il partner ti segue? Ascolto e mi faccio in parte guidare. Ascolto abbastanza. Ascolto. Un mix. Ora parliamo di collaborazione commerciale e contrattuale. Sei un esibizionista e dai visibilità al tuo partner o un accentratore e non comunichi al cliente chi collabora con te? Siamo degli esibizionisti. Ampia visibilità al partner. Visibilità totale al partner con cui lavoriamo. No, io sono torinese, sto sotto. Va comunicato al cliente chi collabora con te, sicuramente oneri ed onori, e gli onori li dividiamo con chi ha lavorato alla riuscita del programma o dell'evento. Se condividi il nome del partner con il cliente, cerchi di spingere per una contrattazione diretta o assorbi tutto nel tuo contratto? Dipende dal tipo di incontro. Non necessariamente, se il cliente preferisce avere contatto diretto più che volentieri, ma tendenzialmente cerchiamo di centralizzare la fase di contrattazione. No, no, io sono un uomo di montagna. Quando si parte assieme, si torna assieme. Io vado in coppia e cerco di essere leale. Perché precludersi le strade? Scegliamo quella che è la migliore per l'evento. Tra partner, stipuli contratti dettagliati e lunghi come guerra e pace oppure il bignami con solo qualche condizione generale? Bignami e strette di mano. Bignami, sempre. No, sono short. Solo condizioni generali, perché i progetti poi hanno una vita a sé e ogni progetto è a sé stante e quindi non può essere gestito come un copia e incolla. Se hai lasciato contatto e contratto diretto tra partner e il tuo cliente, chiedi e ti aspetti che ti venga riconosciuta una commissione o una fee? Dipende da che tipo di servizio viene erogato. Sì, tendenzialmente sì, spero di sì. No. Business is business. Ora parliamo di organizzazione e di erogazione del servizio. Hai attivato in azienda procedure standard per la collaborazione con partner oppure ogni caso fa storia a sé? Ogni evento è un caso a sé, perché ogni evento è un caso a sé. Ogni caso ha una storia a sé perché i partner sono molto diversi e quindi hanno tutti necessità diverse. Si improvvisa. Delle procedure standard sono importanti, come è importante capire qual è il progetto specifico e quindi lavorarci a seconda delle esigenze. Ti parli e ti allinei con il partner per definire comportamenti e procedure operative oppure lasci lavorare come uno preferisce? Ci allineiamo, ma lasciamo libertà di azione. Ci parlo e mi allineo. No, assolutamente no. Parliamo, decidiamo le linee guida, poi ognuno è un professionista e quindi va da sé. Pari ruolo, pari livello, pari responsabilità nell'erogazione o ti senti la chioccia e il parafulmine per i tuoi partner verso il tuo cliente? Dipende, con alcuni partner facciamo da chioccia Mi anche. sento chioccia anche perché il cliente si aspetta che io sia chioccia, quindi cerchiamo di accentrare su di noi responsabilità. No, no, assolutamente no. Ognuno ha il suo ruolo. Mi sento chioccia. Bisogna dare a tutti l'opportunità di lavorare bene, ma bisogna assumersi le responsabilità. La faccia io ce la metto. Valutazione invece dei risultati. È la prassi condividere il feedback del cliente con i tuoi partner o piuttosto un evento raro che succede solo in casi particolari? Cerchiamo di avere una condivisione. È prassi, magari non è sempre dettagliato, sempre approfondito come vorremmo, però è prassi. No, credo che il redder rationem sia obbligatorio. I feedback vanno condivisi perché aiutano a crescere, quindi ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, i propri meriti e a fine di ogni evento va condiviso un feedback. Condividi tutto? Successi e fallimenti in uguale misura? Condividiamo sia successi che fallimenti. Fallimenti per cercare di migliorarsi. Sempre, tutto. Certamente. Tutti.
Dai successi si trae gioia, dai fallimenti si studia e si profila il futuro. Sei un elefante ed utilizzi la memoria del precedente evento quando si presenta un'occasione di collaborare con lo stesso partner, oppure un pesce rosso? E alla fine ogni evento fa storia a sé. Siamo elefanti. Tendenzialmente elefante, ricordo. Soprattutto purtroppo si ricordano le esperienze negative, quindi quelle tendono a essere più importanti. Però sì, elefante, l'esperienza insegna. Elefante. Ogni evento fa storia a sé, però la memoria del passato ci aiuta a reggerci sulle nostre radici, per cui non può essere un pesce rosso a gestire gli eventi. Ma sei convinto che la collaborazione paghi, o forse è meglio lasciare che il cliente contatti direttamente il tuo partner o fornitore per i servizi che non puoi erogare? Nei servizi credo che la collaborazione tra partner sia fondamentale per ottimizzare tante parti dei servizi. Con partner validi la collaborazione paga. Se non ho un partner valido preferisco che il cliente si arrangi piuttosto che portare qualcuno di cui non mi fido. No, il cliente è una bestia pericolosissima. Per i servizi che non puoi erogare, non metterti in mezzo, direi. Ovvio, bisogna avere la cognizione di tutto ciò che sta accadendo nella tua location. Se parliamo di ricerca e sviluppo, la collaborazione ritieni possa stimolare l'innovazione per te e per il partner? Certamente. Sì, vengono spesso affrontati temi di comune interesse da cui poi in queste chiacchierate scaturiscono poi nuove idee, nuovi modi di fare le cose, quindi sì, sicuramente. Sì, è come. Sicuramente sì. Cerchi attivamente il confronto e discussioni creative per stimolare l'innovazione per un determinato servizio o processo? Cerchiamo confronto e attività insieme. Sì, assolutamente. Sempre. Assolutamente sì. Al di là delle richieste che nascono da specifiche necessità di clienti, trovi sia utile e trovi il tempo per confrontarti con i tuoi partner sul tema dell'innovazione? Ce lo creiamo questo tempo? Sì, perché abbiamo punti di vista diversi dello stesso mercato e quindi confrontarci porta sempre appunto a degli spunti interessanti. E come? Innovare significa guardare al futuro, significa cambiare ciò che non è andato bene magari nel precedente evento, perché no? Quindi bisogna parlare, bisogna profilare un'attività continuativa sull'innovazione, sul mettere il nuovo per cercare ovviamente di dare un nuovo stimolo a tutto quello che è il business.